intorno a noi incontra Intesa San Paolo, la più grande banca italiana, e con grande nei numeri ma anche grande nell'implicazione con il sociale. Abbiamo con noi il dottor Paolo Bonassi, che si occupa proprio strategicamente di questo aspetto di Intesa San Paolo, e quindi passo a lui la parola per presentarsi e per dire proprio che cosa Intesa San Paolo fa in questo ambito. Buongiorno, grazie per l'invito. Sono il responsabile della direzione Strategic Initiative e Social Impact di Intesa San Paolo. Ma direi che l'impegno sociale per Intesa San Paolo nasce anzitutto da delle motivazioni morali, perché la povertà in tutti i suoi aspetti non è ammissibile in un paese moderno e dinamico come il nostro. Ma le ragioni per cui interveniamo in ambito sociale sono anche di altro tipo. Le disuguaglianze frenano la crescita del paese, ne pregiudicano lo sviluppo, sono una ferita profonda per l'individuo e per la società. Quindi sono temi che, come prima banca italiana, guardiamo con molta attenzione. L'impegno in campo sociale da sempre è principio ispiratore del nostro modo di fare banca. I nostri progetti raccolgono l'eredità delle fondazioni caritative da cui origina il nostro gruppo, le portano in un contesto attuale, e direi che ora contrastare le disuguaglianze è ormai diventato per noi un vero e proprio obiettivo strategico inserito a pieno titolo nel nostro piano di impresa dal 2018. Ecco, dottor Bonassi, uno dei centri, ovviamente Intesa San Paolo è diffusa in tutto il territorio italiano, ma uno dei centri chiave, anche storico, è Brescia, dove abbiamo saputo ci sarà un centro proprio legato a questo impegno strategico per il sociale. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Sì, lo scorso 26 ottobre il nostro consigliere delegato Carlo Messina ha annunciato la creazione di una nuova struttura organizzativa della banca che si occuperà proprio in via esclusiva del sociale, con una funzione di indirizzo, di coordinamento di tutte le iniziative sociali del gruppo, e per la gestione proprio dei grandi filoni in cui il gruppo è già impegnato: da un lato il contrasto alla povertà, ma anche i temi che sono legati all'occupazione dei giovani, delle donne, i progetti di housing sociale. Ecco, sarà un gruppo di Brescia importante, corposo, di cui il nostro amministratore delegato seguirà l'attività da vicino, proprio per sottolineare l'importanza che viene assegnata al sociale per la nostra banca. Può proprio dire che il sociale è integrato in tutte le iniziative di Intesa San Paolo, non è qualcosa che si aggiunge, ma è veramente integrato nella sua storia, nella sua tradizione, ma anche nella sua attualità. E per questo direi di vedere alcune immagini che illustrano in maniera sintetica tante attività che sono messe in campo da Intesa San Paolo. Thank you.
Aiutare chi aiuta è uno slogan molto evocativo, fa capire bene di che cosa si tratta, e poi abbiamo visto anche il coinvolgimento di Caritas italiana. Ecco, dottor Bonassi, ci può spiegare bene anche questa collaborazione, come evolve, che prospettive ha? Certo, diciamo che la collaborazione con Caritas risponde proprio ad esigenze di serietà e di capillarità con cui impostiamo i nostri progetti. Ci approcciamo a questo mondo del sociale, da un lato appunto con molta delicatezza, con molta serietà, scegliendo i nostri partner con molta attenzione, e dall'altro per noi è molto importante il tema geografico. Non vogliamo concentrare gli aiuti in una sola area del paese, ma raggiungere davvero coloro che hanno bisogno e dove si trovano. La collaborazione con Caritas risponde proprio a queste esigenze. È nata nel 2018, quando la banca ha iniziato a strutturare l'impegno del sociale con obiettivi a lungo termine, ma è proprio nel 2020, quando eravamo nella fase più complessa dell'emergenza pandemica, che il progetto ha assunto la fisionomia attuale, quando era il periodo nel quale era veramente urgente, necessario immettere risorse straordinarie per supportare le singole diocesi nell'attività proprio di contenimento dei crescenti bisogni sociali, quindi offrire un salvagente a chi rischiava di perdere tutto, tra opportunità lavorative che improvvisamente erano andate in fumo, problemi a casa, situazioni sanitarie difficili. Ecco, da quel 2020 poi aiutare chi aiuta da una risposta di carattere emergenziale si è trasformata in un'azione programmatica. Abbiamo trovato veramente un'ottima modalità di collaborazione con la Caritas e proprio anche garanzie che i nostri investimenti, perché proprio di investimenti si tratta, andassero veramente a buon fine. Ecco, si parla di 4,5 milioni di euro impiegati, e quindi sono numeri enormi e penso anche ai risultati che vi danno una soddisfazione di vedere queste risorse impiegate bene. E vediamo ancora un altro video che va a toccare un ambito tutto particolare, ma che ha sempre bisogno di un'attenzione e anche di una vicinanza che Intesa San Paolo esprime. Vediamo. Qui abbiamo visto il mondo del carcere, la realtà del reinserimento di persone fragili con una storia problematica senz'altro, ma che necessitano di un appoggio particolare. Anche qui Intesa San Paolo con Caritas Italiana interviene. Dottor Bonassi, ci può dire qualcosa anche di questo progetto particolare? Sì, certamente siamo sempre nell'ambito di questa progettualità, aiutare chi aiuta, che ha assunto appunto poi negli anni volti diversi, dove necessario sono stati forniti cibo e farmaci, ospitalità se necessario. In altri casi c'è stato un supporto che ha avuto una dimensione più a lungo termine, concentrandosi sulla ricerca lavorativa, sull'avviamento di nuove imprese. Poi l'attenzione è stata rivolta alle persone anziane, poi alle povertà giovanili. Ecco, quest'anno abbiamo confermato questa collaborazione con Caritas Italiana e ci siamo appunto focalizzati sul mondo del carcere, un mondo nel quale
già abbiamo qualche esperienza, ma abbiamo voluto appunto rafforzarla e ci siamo concentrati in particolare sul lavoro e sulla formazione professionale, che sono veramente la miglior forma di riscatto sia dentro al carcere sia al termine della pena quando si avvia il processo di reinserimento nella società. Ecco, attraverso la collaborazione con Caritas riusciremo sicuramente a intervenire in un numero di istituti penitenziari molto maggiore rispetto a quello che facciamo oggi, a rispondere con più efficacia ai bisogni che emergono e l'obiettivo veramente è quello di dare dignità, uno sguardo di speranza anche a chi ha sbagliato, quindi contrastare la discriminazione sociale dei detenuti e veramente promuovere un reale percorso di reinserimento. Ecco, questo è molto bello, lo sottolineiamo perché è qualcosa che dà più credito, parliamo di una banca, dà più credito a tutte le attività che voi portate avanti, ci si ricorda e ci si impegna anche con progetti per chi di solito è dimenticato. E concludiamo con l'attualità. Pochi giorni fa, un pranzo di Natale, c'era anche il presidente emerito di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, c'era il vescovo di Brescia, Pier Antonio Tremolada, ovviamente anche qui un pranzo fatto con i più fragili, con i più deboli che vengono raccolti addirittura nella sede stessa di Intesa San Paolo per condividere e stare insieme in serenità. Grazie al vostro supporto. È un modo anche per dirci buon Natale e lascio a lei, dottor Bonassi, l'ultima parola proprio in questa prospettiva anche del Natale di valore che viviamo insieme. Eh sì, il Natale è la festa delle famiglie, dei bambini, è anche per questo che il 17 dicembre appunto abbiamo organizzato questa iniziativa noi insieme a Brescia con momenti, un pranzo natalizio, solidale, ma anche con momenti di festa, di serenità rivolto a persone e famiglie del territorio che sono in condizioni di fragilità, sempre con il supporto della Caritas diocesana locale. È stato, credo, un primo segnale di impegno concreto per la comunità dopo l'annuncio che il nostro amministratore delegato ha fatto proprio a Brescia, da un lato di destinare 1,5 miliardi di euro alla riduzione delle disuguaglianze nei prossimi 5 anni, dall'altro di insediare proprio in questa città di Brescia la nuova unità organizzativa. Ecco, la speranza che abbiamo, la speranza, il tratto caratteristico di Natale è proprio che questa nuova unità possa diventare un motore di intervento in grado di offrire più opportunità possibili a persone e famiglie che sono in stato di bisogno. E voglio condividere con voi che mi ha fatto proprio molto piacere proprio in questi giorni ricevere il messaggio di auguri da parte di alcuni detenuti in un carcere con cui collaboriamo che hanno esattamente proprio colto questo spirito, l'importanza di poter avere delle opportunità, di poter avere delle occasioni per ricostruire la propria vita, la costruzione di un futuro dignitoso, la realizzazione di reali percorsi di inclusione per tutti, un percorso verso la dignità della vita che insomma è e deve essere un diritto di tutti. E questo è proprio un Natale di valore, un Natale che diventa un augurio concreto. Per questo ringraziamo il dottor Bonassi e Intesa San Paolo. Grazie. Grazie a voi.